Allora, oggi parliamo del principio di Pascal. Parlare di questo principio, per vedere un po' di cosa si tratta, esaminiamo subito un esempio. Innanzitutto, specifichiamo che si tratta di spiegare e descrivere il comportamento dei fluidi, in particolare per il momento dei liquidi. Tutti sappiamo come funziona una siringa. Una siringa è costituita da un cilindro di vetro, di plastica, a seconda del materiale di cui è fatta. C'è un beccuccio di uscita per il liquido che si trova all'interno della siringa e poi all'interno del cilindro può scorrere un piccolo stantuffo. Supponiamo che la siringa sia piena di liquido, per esempio acqua. Se sullo stantuffo che può scorrere avanti e indietro all'interno del cilindro viene applicata una forza, quindi lo stantuffo viene spinto verso il basso, quello che succede è che lo schiacciamento, la compressione del liquido ne provoca la fuoriuscita. Questa è esperienza comune di tutti, sembra non dirci niente di particolare, però se esaminiamo cosa succede all'interno del liquido, possiamo subito notare una cosa. La compressione viene esercitata in questo punto, ma gli effetti della compressione si manifestano immediatamente dalla parte opposta rispetto alla siringa. Questo sta a significare che la compressione esercitata in un punto di fatto si è propagata all'interno del liquido, manifestando i suoi effetti anche da altre parti. Qui però possiamo notare che la fuoriuscita del liquido avviene nello stesso verso con il quale viene spinto il pistone, ma questo, diciamo, è più una coincidenza che una regola generale. Infatti lo stesso tipo di fenomeno può essere provocato anche se consideriamo un recipiente di forma diversa, non cilindrico. Consideriamo un recipiente di forma sferica che abbia però da una parte un collo cilindrico che, come nel caso della siringa, permette lo scorrimento di uno stantuffo, tipo quello della siringa. Questo stantuffo può essere spinto verso l'interno in modo da provocare la compressione di un eventuale liquido che si trovi qui dentro. E allora, qui supponiamo quindi che il recipiente, ripeto, è di forma sferica, come una damigiana. È pieno di liquido che rappresentiamo con quest'area colorata in azzurro. Ora, chiaramente se non c'è uno sfogo per il liquido, la compressione non provoca nessun effetto. Immaginiamo che, come nel caso della siringa, vi siano dei fori di uscita. Però non un solo foro praticato dalla parte opposta, ma tanti piccoli fori praticati su tutta la superficie della parte sferica del recipiente. E i fori li immaginiamo abbastanza piccoli da rendere molto lenta la fuoriuscita spontanea di liquido. La fuoriuscita del liquido viene accelerata, come nel caso della siringa, dalla spinta esercitata sul pistone. Quindi questa spinta, qui rappresentata da questa freccia sinistra verso destra, provoca, è quello che si può osservare, una fuoriuscita del liquido da tutti i fori. E la cosa interessante, la cosa particolare che si nota in un caso del genere, è che il liquido fuoriesce da tutti i fori allo stesso modo. Cosa sta a significare questo? Che la compressione esercitata in questo punto di fatto provoca i suoi effetti anche a distanza in tutti i punti del recipiente, in particolare in quei punti in cui è presente un foro di uscita. Quindi gli effetti di compressione del liquido, ovvero la pressione esercitata da questo pistoncino sul liquido, si manifestano in tutto il resto del recipiente e su qualunque superficie a contatto con il liquido. Questo tipo di comportamento è riassunto nel principio di Pascal che governa il comportamento di tutti i liquidi. Il principio di Pascal afferma che la pressione esercitata in un punto, in un liquido,
propaga all'interno di tutto il resto del liquido con la stessa intensità. Quindi riassumiamo un attimo cosa abbiamo detto. La pressione esercitata in un punto in un liquido si propaga all'interno di tutto il resto del liquido con la stessa intensità. È uno dei modi possibili di enunciare il principio di Pascal. Questo enunciato mettiamolo a confronto con quanto si osserva sperimentalmente. Sperimentalmente noi abbiamo visto che all'interno di una siringa la compressione esercitata dallo stantuffo in un punto del liquido, questo punto dove lo stantuffo tocca il liquido, provoca i suoi effetti anche a distanza, quindi vuol dire che la pressione si è propagata attraverso tutto il liquido fino a manifestare i suoi effetti laddove l'acqua ha un foro di uscita. Nel recipiente con molti fori, è di forma sferica, ma funziona con qualsiasi recipiente di qualunque forma, la pressione esercitata in un punto, precisamente il punto in cui si trova anche qui lo stantuffo per comprimere il liquido, si propaga attraverso tutto il liquido e quindi manifesta i suoi effetti anche altrove, laddove per esempio l'acqua ha la possibilità di uscire. Ed è questo il senso di questo enunciato. La pressione esercitata in un punto in un liquido, laddove c'è lo stantuffo per esempio, si propaga all'interno di tutto il resto del liquido con la stessa intensità. E questa stessa intensità la vediamo, nel caso del recipiente con molti fori, mediante la fuoriuscita del liquido allo stesso modo in tutti i fori. C'è un altro esempio, un altro esperimento che può mettere in evidenza questo tipo di principio all'opera. Consideriamo di nuovo un recipiente cilindrico all'interno del quale possa scorrere uno stantuffo, quindi un coperchio mobile come lo stantuffo all'interno di una siringa. Quindi dobbiamo immaginare che questo coperchio, il recipiente è visto lateralmente, è visto dal lato, dobbiamo immaginarlo così. Questo è il cilindro e questa è la superficie dello stantuffo. Ora, all'interno del recipiente immaginiamo che ci sia acqua, ma anche un altro oggetto. Supponiamo che ci sia un palloncino che ha il suo foro di per rigonfiarlo che è chiuso. Il palloncino supponiamo che sia pieno di aria, quindi qua dentro c'è aria ed è di forma sferica. Supponiamo che all'interno del liquido ci sia acqua che sto rappresentando mediante questo colore azzurro. Vabbè, il disegno non è preciso, è solo per rendere l'idea. L'intero recipiente è riempito d'acqua. È chiaro che l'acqua non occupa la parte in cui è presente il palloncino. Allora, evidenziamo meglio la superficie del palloncino. Ok. Allora, il palloncino chiaramente è gonfio di aria. L'aria sappiamo che è comprimibile. Quindi un eventuale aumento di pressione del liquido potrebbe provocare un rimpicciolimento del palloncino. Possiamo provocare un aumento di pressione, per esempio, collocando sullo stantuffo un peso, un oggetto pesante. Immaginiamo di collocare un oggetto che abbia un suo peso sopra lo stantuffo. Questo oggetto esercita una forza peso sullo stantuffo, provocandone un abbassamento. Se non ci fosse il palloncino, lo stantuffo non potrebbe abbassarsi perché l'acqua è incomprimibile. La presenza del palloncino determina la possibilità per l'acqua di trovare altro spazio. Lo stantuffo può abbassarsi, quindi troveremo lo stantuffo in questa posizione, magari, per il semplice fatto che il palloncino viene compresso. Però quello che si osserva è che, a differenza di come si potrebbe immaginare, il palloncino non si schiaccia lungo la direzione con cui si abbassa lo stantuffo, cioè non assume una forma di questo genere. Semmai il palloncino riduce le sue dimensioni allo stesso modo in tutti i punti. Quindi c'è una compressione radiale
che determina un rimpicciolimento del palloncino, che alla fine si trova ad essere sempre di forma sferica, ma più piccolo. E questa zona invece viene occupata dall'acqua. Ovviamente questo succede finché viene messo il peso sullo stantuffo. Se dovessimo rimuovere il peso, il palloncino tornerebbe alla sua configurazione originaria. Allora, la particolarità di questo comportamento è che il palloncino subisce gli effetti della pressione sul liquido allo stesso modo in tutte le direzioni. Non c'è una compressione alto-basso, che è quella che verrebbe spontanea pensare a causa della presenza di uno stantuffo che si sta abbassando. La pressione esercitata alla superficie di contatto tra il liquido e lo stantuffo in realtà si propaga all'interno di tutto il liquido allo stesso modo, e su ogni superficie, come quella del palloncino a contatto con il liquido, c'è una compressione perpendicolare alla superficie, come se l'aumento di pressione non fosse provocato da questo stantuffo, ma da qualunque altra ragione. Quindi significa che gli effetti della pressione si manifestano allo stesso modo in tutti i punti, esattamente come ci dice il principio di Pascal. La pressione esercitata in un punto in un liquido si propaga all'interno di tutto il resto del liquido con la stessa intensità. Compreso il principio di Pascal, possiamo vederne un'applicazione pratica. Un'applicazione pratica è data dal torchio idraulico. Di che si tratta? Torchio idraulico. Il torchio idraulico lo disegniamo in uno schema molto semplice: è un dispositivo che consente di sollevare grossi carichi esercitando forze anche piccole. È costituito da due cilindri, uno di raggio molto grande, questo qui rappresentato a destra, e uno di raggio o diametro più piccolo, collegati da un tubo. Questa è la visuale laterale. Il cilindro di sinistra, questo più largo, e il cilindro di destra, quello più stretto, sono entrambi chiusi da stantuffi che si possono muovere, esattamente come la siringa, ed esattamente come il cilindro dell'esperimento precedente. Quindi qui abbiamo uno stantuffo. Tutto lo spazio del primo cilindro e del secondo di sotto nello stantuffo è riempito, ad esempio, di acqua. Quindi tutto questo spazio qui è riempito di acqua. L'acqua riempie anche il tubo di collegamento e il secondo cilindro più piccolino. Lo stesso disegno visto dall'alto avrebbe questa forma qui. Avremo un cerchio che rappresenta il cilindro più grande, un cerchio che rappresenta visto in sezione il cilindro più piccolo e il tubo di collegamento. Quest'area qui rappresenta il coperchio, lo stantuffo mobile del primo cilindro, e questo è lo stantuffo mobile del secondo cilindro. Ora, se noi mettiamo un oggetto molto pesante, ad esempio un'automobile, nel primo cilindro, disegni approssimativo, è solo per rendere l'idea. Chiaramente viene esercitata sulla superficie del primo stantuffo, del cilindro di sinistra, una forza molto intensa. Qui interviene il principio di Pascal. La pressione esercitata al contatto tra questo stantuffo e la superficie del liquido, quindi la pressione esercitata sul liquido, si propaga all'interno di tutto il resto del liquido anche attraverso il tubo, fino al secondo recipiente. Quindi quello che succede è che l'acqua qui, che ha una pressione dovuta al peso poggiato sul primo stantuffo, esercita una forza verso l'alto sul secondo stantuffo. Per cui se non si riequilibria il sistema in qualche modo, se non si fa equilibrio con un'opportuna forza applicata su questo stantuffo sale, facendo fuoriuscire l'acqua dal secondo cilindro. Quindi bisogna esercitare, se si vuole fare equilibrio al sistema, una forza da questa parte. La prima forza la chiamiamo F1, quella esercitata sul primo stantuffo. La seconda forza la chiamiamo F2. Metto i simboli di vettore per ricordarci che le forze sono vettori, come indicato dalle frecce. Bene, ci verrebbe da pensare che per fare equilibrio al sistema debba essere F1 uguale F2, cioè le due forze dovrebbero essere uguali. In effetti l'esperienza, se si fa la prova, ci dice che non è così. Se
Se le forze sono uguali con cilindri di spessore diverso, cioè se questi due spessori, il primo e il secondo, sono diverse anche le forze. Quindi F1 non deve essere uguale ad F2 per avere equilibrio. Interviene di nuovo il principio di Pascal a spiegarci cosa succede, perché se esercitiamo la stessa forza sul secondo cilindro non si ha equilibrio. Anzi, quello che si osserva è che se la forza F2 è uguale alla forza F1, la macchina sale. Per spiegare questo, teniamo conto del principio di Pascal. Il principio di Pascal ci dice che la pressione esercitata in un punto si propaga in tutto il resto del liquido con la stessa intensità. Ma quando parliamo di intensità, parliamo di pressione, non di forza. Sebbene la pressione e la forza sono strettamente legate fra di loro, non sono la stessa grandezza. Per cui il principio di Pascal ci dice che la pressione P con 1 presente dentro il primo cilindro e la pressione P con 2 presente all'interno del secondo cilindro sono uguali. Quindi l'uguaglianza che dobbiamo scrivere, dovuta al principio di Pascal, è P1 uguale P2. Questa è l'uguaglianza. Non F1 uguale F2, le forze sono diverse. Perché a pressioni uguali corrispondono forze diverse? Questo è dovuto a come la pressione è definita. Ricordiamoci che la pressione è per definizione il rapporto tra forza e superficie. Cioè, se su una superficie di forma qualsiasi viene esercitata una forza, quindi immaginiamo una forza distribuita su tutta la superficie, quindi la superficie rappresentata in rosso è per esempio quella di un rettangolo, qui rappresentato in assonometria, su questa superficie viene esercitata una forza distribuita su tutta la superficie. Se la forza ha un'intensità F, ad esempio 1000 newton, e se la superficie S su cui questa forza è distribuita ha un'estensione pari ad esempio a 10 metri quadri, la pressione è definita come rapporto tra la forza e la superficie. E quindi nell'esempio che stiamo considerando noi avremo una forza di 1000 newton distribuita su una superficie di 10 metri quadri. Questo ci porta a qualche semplificazione. 1, 0 e 1, 0 vanno via. Quello che rimane è 100 newton su metri quadri. Ricordiamoci che newton su metri quadri, unità di misura della pressione, si chiama Pascal, è l'unità di misura della pressione nel sistema internazionale. Ci dice quanta forza viene esercitata su ogni metro quadrato di superficie. Ovviamente, visto che la pressione è data dalla forza sulla superficie, nel problema che stiamo esaminando, l'uguaglianza delle pressioni non determina necessariamente l'uguaglianza delle forze se le superfici sono diverse. E difatti le superfici in questo caso sono diverse, perché la prima superficie è l'area di questo cerchio, la chiamiamo S1 e la evidenziamo in giallo. Quest'area qui, evidenziata in giallo, rappresenta la superficie su cui è distribuita la forza numero 1. Invece, questa seconda area più piccolina, evidenziata in verde, rappresenta la superficie che indichiamo con S2, su cui è distribuita invece la forza F2. Quindi le due sezioni S1 ed S2 sono diverse. Allora, se sono diverse le sezioni, per avere un'uguale pressione devono essere diverse anche le forze, e questo spiega perché le due forze non possono essere uguali, perché ci sia equilibrio. Quindi all'uguaglianza delle pressioni deve corrispondere, quindi se la pressione 1 è uguale alla pressione 2, vuol dire che, visto che la pressione è data dal rapporto forza su superficie, ma chiaramente ognuno con la sua forza e ognuno con la sua superficie, sul cilindro 1 abbiamo un rapporto F1 su S1, sul cilindro 2 abbiamo un rapporto F2 su, scusate l'errore, S2. Ne segue che
sono uguali questi due rapporti. Ma poiché questa sezione S1 è diversa rispetto alla sezione S2, in particolare S1 è più grande di S2, ne segue necessariamente che per avere lo stesso rapporto, F1 deve essere più grande di F2. Per fare un esempio numerico, se la prima sezione è 10 e la seconda sezione è 2, affinché la divisione ci dia lo stesso risultato, se la prima forza, ad esempio, è 50, la seconda forza non può essere 50, perché 50 diviso 10 fa 5. Affinché ci sia come risultato 5 anche nella seconda divisione, questo punto interrogativo non può essere sostituito con 50, perché 50 diviso 2 fa 25. Deve essere sostituito con un numero diverso. Precisamente, deve essere sostituito con 10, perché 10 diviso 2 fa 5. Quindi a sezioni diverse, 10 e 2, ovvero S1 ed S2, devono corrispondere forze diverse, 50 e 10, altrimenti le pressioni, ovvero 5 e 5, non possono essere uguali. Quindi 5 e 5 rappresentano, nell'esempio che stiamo facendo, i valori della pressione. P1 uguale a P2. 50 e 10 sono le due forze. 10 e 5 sono le due superfici. Quindi la caratteristica del torchio idraulico è che è possibile fare equilibrio alla forza peso di un oggetto molto grande applicando dall'altra parte sul torchio una forza più piccola. Quindi se io ho un'automobile da una parte, non è detto che debba mettere un'automobile anche dall'altra parte per fare equilibrio. Se il secondo cilindro ha uno spessore molto più stretto, è possibile fare equilibrio ad un'automobile o addirittura sollevarla, esercitando dall'altra parte una forza decisamente più piccola. È una sorta di leva idraulica. Se vogliamo fare qualche esempio numerico a riguardo, supponiamo di avere dei valori di superficie e di sezioni di forza di questo genere. Il cilindro grande dove si poggia un'automobile, supponiamo che abbia una superficie di 4 metri quadri. Il cilindro piccolo ha una superficie S2 di 0,4 metri quadri, è più piccolino. Sul primo cilindro viene poggiata un'automobile. Un'automobile ha una massa, per esempio, una tipica automobile, un'utilitaria, ovvero una massa di 1000 kg. Che tipo di forza, quindi quant'è la forza F1? Che tipo di forza viene fuori quando applichiamo una massa di 1000 kg? Con una massa di 1000 kg poggiata qui sopra, la forza F1, la forza peso, si può ottenere nel seguente modo. Ricordiamoci che si passa dalla massa alla forza peso moltiplicando la massa per l'accelerazione di gravità. Quindi 1000 kg va moltiplicato per 9,8 newton su chilogrammi, e di conseguenza la forza F1 risulta essere uguale a 9.800 chilogrammi a moltiplicare, chilogrammi a dividere si semplificano, quindi rimane newton. 9.800 newton, l'unità di misura della forza. Quindi 9.800 newton è la forza F1 applicata sul cilindro di sinistra. Sul cilindro di destra, per avere equilibrio, bisogna applicare una forza F2 che dobbiamo determinare. Vogliamo sapere, quindi il nostro problema è conoscere il valore di questa forza F2 quando conosciamo il valore della forza applicata sul primo cilindro e conoscendo anche le due sezioni. Queste quattro informazioni, tre conosciute numericamente e una da determinare, sono legate dalla proporzione che abbiamo scritto prima, cioè questa. Questa è di fatto una proporzione, può essere scritta anche indicando le divisioni col classico simbolo di divisione in unica linea. F1 sta a S1 come F2 sta a S2. La linea di frazione equivale al simbolo di divisione, qui e qui. Quindi possiamo usare questa proporzione per poter calcolare la forza F2 che stiamo cercando. La proporzione la scriviamo per il momento qui. F1 sta a S1 come F2 sta a S2. Ora, la stessa proporzione la selezioniamo e ce la portiamo in una pagina nuova. Ecco
Ricordiamo inoltre che la forza F1 l'abbiamo già calcolata e vale 9800 N, che la sezione S1 vale 4 metri quadri e la sezione S2 vale, nell'esempio fatto, 0,4 metri quadri. Di conseguenza, in questa espressione, in questa proporzione, la forza F1 va sostituita con 9800 N, la sezione S1 va sostituita con 4 metri quadri, la sezione S2 va sostituita con 0,4 metri quadri, rimane da determinare il quarto elemento, la forza. Per fare questo ricordiamoci che in una proporzione, per determinare ad esempio un medio come F2, bisogna eseguire prima il prodotto degli estremi e poi il dividere questo prodotto per l'altro medio. In parole povere, dobbiamo fare questo tipo di lavoro. F2 uguale prodotto dei due estremi, quindi 9800 N per 0,4 metri quadri diviso l'altro medio, 4 metri quadri. Ora, metri quadri a moltiplicare, metri quadri a dividere si può semplificare. L'unità di misura che rimane è Newton, ovvero l'unità di misura della forza. E lo scriviamo qui. Ora, 0,4 diviso 4, lo facciamo a parte, 0,4 diviso 4 è come 4 decimi diviso 4. 4 e 4 si semplifica, qua mettiamo 1, qui mettiamo 1, il risultato è un decimo, ovvero 0,1. Quindi qui abbiamo 9800 diviso 10 e questo fa 980 newton. In questo modo vediamo che con una forza di 980 newton siamo in grado di sollevare una automobile che ha una forza peso di 9800 newton. A titolo di esempio di esercizio si può fare e trattare il seguente caso che lascio a voi. Supponiamo di avere un torchio idraulico come quello precedente, lo abbozzo solamente, io faccio soltanto lo schema dei due cilindri, senza tutti i dettagli. Sul cilindro più piccolo viene esercitata, supponendo, una forza di 200 N. Supponiamo che nel cilindro grande, per fare equilibrio, occorre esercitare una forza F1, il cui valore, la cui intensità è di 40.000 newton. Quindi noi stiamo facendo equilibrio con una forza di 200 newton ad una forza molto più intensa di 40.000 newton. Supponendo che la sezione del cilindro di sinistra, S1, sia pari a 5 metri quadri, quanto deve essere la sezione del cilindro di destra? Quindi questa è la sezione del cilindro di sinistra, questa è la sezione del cilindro di destra, sezione intesa come area, quindi misurata in metri quadri. Quanto deve essere la sezione del cilindro di destra per poter avere questo rapporto tra le forze? L'esercizio somiglia a quello precedente, quindi si può utilizzare la stessa proporzione di prima, cioè questa. Solo che anziché conoscere una forza e le due superfici e calcolare l'altra forza, adesso si conoscono due forze e una superficie, si tratta di calcolare l'altra superficie. Lascio a voi come esercizio completare questo calcolo.